è Medea, la madre che uccide i suoi figli. Medea, la madre che uccide i suoi figli. La storia si ripete, cari amici, la storia si ripete. Si ripete la storia. È avvenuto recentemente che una donna, una bella signora ha ucciso le proprie tre figlie. Una bella signora ha ucciso le proprie tre figlie. La signora si era separata da poco dal suo marito, e sembra che questa signora vivesse in una situazione di povertà o di semi povertà. Comunque aveva tanta paura per il futuro, temeva che le sue tre figlie dovessero affrontare un futuro di pieno di disagi, e le ha uccise nel sonno. È un fatto che ricorda la mitologia greca, la mitologia riguardo a Medea e a suo marito Giasone, uno dei grandi patriarchi. Giasone, famoso nella mitologia greca per la questione del il vello d'oro di cui appropriarsene nella Colchide. L'impresa degli Argonauti era guidata da Giasone. Giasone si era sposato con Medea, che era una donna del matriarcato. Medea aveva sposato Giasone solo per addolcire la sorte delle bambine che Giasone andava a rapire nella Colchide, il regno delle madri. E durante la cerimonia nuziale Giasone e Medea si erano giurati eterna fedeltà di fronte alla statua di Giove. Nacquero dei bambini dal matrimonio tra l'eroe, il patriarca Giasone, e l'amazzone Medea. Nacquero poi dei bambini. Ad un certo punto Giasone si innamorò di una fanciulla, di una giovane principessa, e ripudiò Medea e si predispose le operazioni per sposarsi. Allora Medea organizzò le cose in maniera che il palazzo in cui dovevano sposarsi Giasone e la principessa, il palazzo prendesse fuoco, e nell'incendio provocato da Medea morirono tutti. Morirono tutti gli ospiti, morì la principessa che doveva sposare Giasone, morirono i figli di Medea e di Giasone. L'unico a salvarsi fu Giasone, e si salvò, ma poi dopo qualche tempo, preso dai rimorsi, Giasone si suicidò. Ora, cosa è avvenuto a questa, cosa sarà mai avvenuto a questa mamma che ha ucciso le sue tre figlie? Una mamma che ha ucciso le sue tre figlie. Che cosa è scattato nella mente di questa donna? Che cosa è scattato? E questi eventi, cari amici, ci ricordano la drammaticità del matrimonio monogamico patriarcale. Una volta scoperta la funzione dello sperma, i padri non possono più sottrarsi al mantenimento dei propri figli.
In questo caso ritengo che questa donna si sia sentita abbandonata non solo sul piano sentimentale, ma anche sul piano economico. Questa è una mia ipotesi. Si è sentita, come dire, tradita, come si sentì tradita Medea. E la sua mente non è stata capace di fronteggiare il tradimento, è crollata di fronte al tradimento e ha compiuto questo atto atroce di uccidere le proprie figlie. C'è da dire, per la verità, che la mitologia ci dice che gli dei perdonarono il misfatto compiuto da Medea, perdonarono quel misfatto perché consapevoli del dolore provato da Medea, abbandonata da Giasone. Non solo, Medea fu accolta nell'Olimpo tra gli dei. E allora ci vuole tanta pietà, cari amici, la pietas nei confronti di un evento come questo, un dramma terribile. Questa madre ha posto fine alla vita delle tre figlie che lei stessa aveva partorito. Un dramma tremendo, cari amici, e un dramma patriarcale. E ringrazio l'amica che mi ha sollecitato a fare questo video, ringrazio tutti voi e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.